Premessa, prima di iniziare il video, raga, questi animali di cui tratterò oggi non vanno per nessun motivo maneggiati, perché sono animali imprevedibili e potreste comunque incappare in un pizzicotto. L'unico motivo per cui io in questo video lo maneggerò è per far capire alla gente che questi animali non sono affatto spaventosi, brutti o aggressivi, al contrario di ciò che si pensa, ma che sono animali intelligentissimi, molto belli e interessanti da vedere. Detta questa premessa, direi che possiamo incominciare con il video. Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Mr. Buck. Come sempre sapete, non è cambiato niente, ci parliamo di animali. Oggi parliamo di un animale molto, molto difficile da reperire. Ma se si sa dove cercare, lo si potrà incappare molto facilmente durante le ore notturne. E stiamo parlando dello scorpione italiano, meglio conosciuto con il nome scientifico di Euscorpius italicus. Perciò seguitemi in questo video alla dimostrazione di quanto questi animali non siano così tanto paurosi, ma che siano sufficienti animali strabilianti e interessanti da osservare. Detto questo, ragazzi, seguitemi. L'animale di cui parleremo oggi è uno scorpione italiano. Il nome scientifico di questa specie è Euscorpius italicus e fa parte del genere degli arachnidi. Questo scorpione lo si può reperire in tutto il mondo, tranne nelle zone antartiche e in Olanda. Gli scorpioni italiani raggiungono una dimensione di 5 cm al massimo da adulti e non sono affatto aggressivi nei confronti dell'essere umano. Infatti, pungono soltanto se messi alle strette o se stuzzicati. Questi animali sono prettamente notturni, pertanto sarà molto difficile vedervi attivi di giorno. Infatti essi usciranno soltanto la notte per procacciarsi il cibo. Il modo più facile per trovare questi scorpioni è servendosi di una luce speciale, detta luce UVB o ultravioletta, che renderà la colorazione dello scorpione di un verde brillante. Questi scorpioni sono molto 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 velenosi, ma per questo non significa mortali per noi esseri umani. Infatti possiedono un veleno non tanto forte nel confronto umano, ma che serve soltanto per immobilizzare le proprie prede. Come si fa a capire se uno scorpione è mortale o non è mortale nei confronti di noi esseri umani? Molto semplice, basterà guardargli il telson, che nome comune è praticamente il pungiglione a fine coda dello scorpione, e i piedipalpi, che in questo caso sono le due chele dello scorpione. Infatti, se le chele saranno molto grosse per la dimensione dello scorpione e la coda sarà molto molto piccola e sottile, lo scorpione non presenterà alcuna minaccia per l'essere umano. Al contrario, se invece lo scorpione presenterà chele molto piccole e una coda bella robusta e grossa, bisogna fare veramente attenzione. Questo perché? Perché più le chele sono grosse, più sarà facile per lo scorpione immobilizzare la propria preda, che nel mentre si muoverà. Di conseguenza il veleno deve essere meno potente. Mentre più le chele saranno piccole, più lo scorpione faticherà nel tenere immobile la preda, di conseguenza il veleno all'interno della coda dovrà essere molto più potente per permettere allo scorpione di uccidere la preda seduta stante, per poi consumarsela in tutta tranquillità nella propria tana. Questi scorpioni si possono reperire in luoghi molto umidi e sotto le rocce, pertanto bisogna fare molta attenzione, specialmente tenere d'occhio i bambini che spesso sono curiosi, vanno a rovistare in mezzo ai sassi, alle rocce, per evitare così la puntura di codesto animale. Per evitare la puntura sarà molto semplice, basterà non toccare lo scorpione sopra. Infatti, mettendoci la mano sopra, lo scorpione capterà un eventuale pericolo e la prima cosa che andrà a fare sarà toglierlo di mezzo col suo pungiglione. Questi animali non servono affatto da maneggiare, ma se lo si ha in casa
lo si può anche portare fuori, non bisogna per forza ucciderlo. Per portarlo fuori basterà semplicemente alzare lo scorpione dalla coda, metterlo sulla mano e buttarlo in tutta tranquillità fuori. Questi scorpioni sono molto molto longevi, infatti per la loro dimensione possono arrivare a vivere fino agli 8, 10, 11 anni. Le femmine, come in tutti gli aracnidi o quasi tutti, sono più grandi dei maschi e sono molto più tranquille. Ma come si fa a riconoscere un maschio da una femmina? Il sessaggio è alquanto complicato. Bisogna guardare le chele e due organi specifici sotto l'animale, detti organi a pettine. Ecco qua mostrata una foto. Più gli organi a pettine saranno piccoli, l'animale si tratterà di una femmina, mentre se gli organi a pettine saranno molto molto grossi, è molto probabile che si tratti di un maschio. Ecco qua. Sono insettivori, perciò cacceranno solo insetti vivi. Questi scorpioni sono molto molto interessanti da vedere nel loro ambiente naturale. La loro colorazione è prettamente marrone scuro tendente al nero, mentre le zampe saranno molto più chiare. Adesso lo vediamo che si muove. Questo qua è una giovane femmina, per chi se lo stesse chiedendo. La cosa molto importante da sapere è che se preso in mano molto spesso si teme la puntura della coda, la puntura appartenente al pungiglione, ma gli scorpioni non pungono quasi mai, infatti come metodo di difesa useranno le loro chele, che talvolta servono anche come mani per lo scorpione. Lo scorpione, a differenza dei ragni, presenta solo 8 zampe, cosa invece che i ragni ne presentano 10, e questa cosa ve la spiegherò poi in un altro video. Ma come potete vedere sono esseri veramente tranquilli, e molto 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 spesso vi capiterà di vederli scappare più che reagire. Lo scorpione che vediamo adesso ripreso è comunque lo scorpione più facile da reperire in Italia, ed è lo Scorpius Italicus. Anche se altri non sono tutti Scorpius Italicus, ma al genere Euscorpius appartengono tante altre specie, tra cui anche lo Scorpius Claudicardis. Adesso proverò a stuzzicarlo un po' per farvelo vedere meglio. Come potete vedere punge soltanto se ci mettete la mano sopra. Tac, appunto. Il maneggiamento sarebbe da evitare a tutti i costi, ma se proprio volete farlo, come spiegato prima, basterà prendergli l'ultimo segmento della coda, che a sua detta è divisa da tanti piccoli segmenti, e infine il pungiglione o aculeo, detto terzo. Lo scorpione, a differenza di ciò che si pensi, presenta gli occhi sopra la testa e non ai lati come tutti gli altri animali. E non presenta cheliceri, ma presenta un apparato vocale tutto suo. Per capire se uno scorpione ha mangiato, basterà guardargli l'addome, che sarà molto molto più gonfio del normale. E basterà guardare il terraglio, dove ci saranno dei residui degli insetti che andranno tolti per evitare muffe o acari. Ecco qua lo scorpione in questione. Potete vedere il mesosoma, il telson, le quattro paia di zampe motrici, che in totale fanno 8, 4 da una parte e 4 dall'altra. Le zampe motrici, il mesosoma, il telson, che è questo qua,
l'addome, che è questo qui, la testa dello scorpione. Aspettate che qua lo schifosetto si è un attimo mosso. Ok, e qui davanti vediamo le chele, dette anche pedipalpi. Ti vedo un pochetto agitata, amore. Vieni qua, fatti vedere. Ecco. Io volevo illustrare che questi qua sono i pedipalpi dello scorpione. La testa, l'addome, le quattro zampe motrici, vedete qua. Il mesozoma, che è la coda, e il terzo, che è il puntiglione. Vai, mi prendi. Come potete vedere è un animale molto 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 docile. Guarda qua, sta andando un pochino dove non dovrebbe. Ecco qua, stoppa.